Questo è Softbox, un podcast dedicato alla politica e alla cultura degli Stati Uniti. E io sono Francesco Fort. Il 29 gennaio 2021 è una mattina come molte altre a Rochester, sulla sponda statunitense del lago Ontario, nell'estremo settentrionale dello stato di New York. La polizia riceve una chiamata per una lite domestica tra madre e figlia, che pare stiano litigando violentemente in uno dei quartieri popolari della città. Si presentano sul posto 9 agenti, e dico 9. Trovano una bambina di 9 anni in evidente stato di agitazione, che strilla, piange, invoca il padre e, pare, minaccia di uccidere la madre e togliersi la vita. In un paese normale avrebbero forse chiamato i servizi sociali, ma negli States arriva la polizia. Nemmeno gli agenti sul posto sembrano rendersi conto della situazione e reagiscono a queste come a qualsiasi altra situazione di distress nell'unica modalità a cui sembrano addestrati, la violenza. Di fronte a una bambina di 9 anni in chiaro stato di sofferenza, non trovano soluzione migliore che ammanettarla e trascinarla a forza in una delle 4 volanti, 4, che sono arrivate sul posto. La bambina ovviamente continua a strillare. I want my dad, dice. Voglio il mio papà. Nel video orrendo, preso direttamente dalle camere di sicurezza della polizia, si sente un agente dire: ti stai comportando come una bambina, a una ragazzina di 9 anni, che infatti risponde: sono una bambina. Una bambina arrabbiata, in preda a un attacco, sicuramente spaventata. Una bambina che scalcia. Di fronte a questo pericolo incommensurabile, gli agenti si trovano costretti a minacciarla di spruzzarle negli occhi lo spray al peperoncino che portano nel loro armamentario di ordinanza. E così fanno. Standole addosso, nel retro di una volante, di fronte a una bambina che strilla e piange e chiede il papà, gli agenti di polizia le spruzzano negli occhi spray orticante. Indovinate un po', la bambina era nera. Dopo qualche giorno, il video fa il giro del mondo e lo sgomento, la rabbia e l'indignazione sono ovviamente unanimi, o quasi. Dico quasi perché mentre la sindaca della città annuncia provvedimenti, mentre gli agenti vengono sospesi, purtroppo solo sospesi, il leader locale del sindacato di polizia li difende, dicendo che non hanno violato alcun codice e che si sono comportati al meglio delle loro possibilità in una situazione molto difficile. 9 agenti di polizia, quando agiscono al meglio delle loro possibilità, non riescono a fare di meglio che ammanettare e spruzzare con spray orticante una bambina di 9 anni che urla e scalcia. Non è che l'ennesimo episodio di un problema tra i più grossi negli USA, un problema che si chiama razzismo, che si chiama cultura della violenza, che si chiama militarizzazione della polizia, che si chiama disagio sociale, che si chiama incapacità di affrontare i problemi di salute mentale e di bisogno sociale. Un problema che va affrontato subito e radicalmente. La capa della polizia di Rochester è stata nominata solo l'anno scorso, dopo che il suo predecessore era stato cacciato in seguito a un altro episodio di violenza da parte degli agenti locali, che avevano soffocato a morte Daniel Prude, un cittadino nero di Chicago che era venuto in città a trovare il fratello e che era stato trovato a vagare per strada in stato di agitazione e confusione, a torso nudo e senza scarpe, nel marzo scorso, e che era stato soffocato a morte nel corso del suo arresto. Ebbene, la capa della polizia ha affermato, commentando l'episodio di violenza ai danni di una bambina di 9 anni da parte dei suoi agenti: noi non siamo così, questa azione non ci rappresenta. E invece no, basta, quell'azione vi rappresenta. Parlare di mele marce è una vergogna assoluta, questo è un problema sistemico. Biden ha affrontato in maniera molto moderata il problema nel corso della campagna elettorale, forse correttamente, ma ora dovrà intervenire. Non si può pensare che questa sia solo la sommatoria di una serie di problemi locali. E a chi derideva o denigrava quanti si proponevano di riflettere sui budget delle polizie locali negli Stati Uniti, vorrei ricordare che la polizia di Rochester, una città di 200.000 abitanti più piccola della mia Trieste, è di 95 milioni di euro. 95 milioni per uccidere un uomo in agitazione psicomotoria. 95 milioni per ammanettare e spruzzare con spray orticante una bambina di 9 anni che piange e scalcia. Forse parte di quei 95 milioni sarebbero meglio spesi in migliori servizi sociali.
i migliori servizi di salute mentale, i migliori interventi per le fasce più vulnerabili della popolazione, o perlomeno dovrebbero corrispondere a un addestramento delle forze dell'ordine che non si limiti alla violenza sempre e comunque come soluzione a ogni situazione di conflitto. Una delle canzoni che ha fatto più scandalo a cavallo tra gli anni 80 e 90 fu Fuck the Police degli NWA. Ice Cube, in quella canzone, parlava proprio di quello a cui stiamo assistendo, razzismo e violenza sistemica da parte delle forze dell'ordine, quella che aveva subito lui stesso da adolescente a Compton, il violento sobborgo Los Angelino, da quella che vediamo oggi nella tranquilla e ammantata di neve Rochester al confine col Canada. Le proteste del movimento Black Lives Matter sono state assolutamente pacifiche in questi giorni, nella città di Rochester e altrove, ma potremmo biasimare davvero il ricorso alla violenza di fronte all'ennesimo episodio di questo tipo? Possiamo davvero far finta di non capire le ragioni di chi ritiene che le proteste pacifiche non stiano attirando l'attenzione a sufficienza su un problema gigantesco come questo? Davvero, possiamo? Il mio consiglio di visione per questa settimana è Total Blackout, l'ultimo comedy special di Chris Rock, che potrete trovare su Netflix. Il grandissimo comico americano, uno dei migliori di sempre, dedica questa versione riveduta ed estesa del suo comedy special Tambourine proprio alla questione di Black Lives Matter, a cosa voglia dire per lui essere un padre nero negli Stati Uniti, al razzismo che ha dovuto lui stesso vivere in questi anni. Rock è uno dei personaggi più interessanti e poliedrici dell'ultimo periodo, in realtà degli ultimi 30 anni. E questo special è esilarante, ma anche in grado di far riflettere molto più di tante accese analisi. È francamente imprescindibile, guardatelo. Sono sicuro che vi divertirà e vi farà ragionare. Per questa prima settimana del Black History Month, il mio consiglio di lettura è un libro non vecchissimo, ma già classico. We Were 8 Years in Power di Ta-Nehisi Coates. Si tratta di una raccolta ragionata e commentata degli esseri pubblicati dal grande autore nero negli anni della presidenza Obama. Coates è davvero uno dei grandi scrittori del nostro tempo, forse il vero erede di James Baldwin, che ha saputo così bene raccontare invece la società e il mondo della seconda metà del Novecento. In questo libro, di piacevolissima lettura, mette insieme le memorie biografiche, l'analisi politica, l'indagine storica, i reportage sull'attualità, sul costume e sulla società. Si tratta di un libro ancora utilissimo per comprendere almeno in parte la pesante eredità dello schiavismo e la cappa di razzismo sistemico che ancora affliggono la società americana. E non pensiamo che non ci riguardino. E con questo è tutto. Alla prossima settimana con Soapbox e un caro saluto da Francesco Forti.